e finalmente benvenuti in un nuovo video assaggio. Finalmente. Per il momento questo è l'ultimo video in programma, quindi poi vediamo. Non ce ne sono altri al momento. Esatto, però abbiamo già carrellipini, quindi tranquilli. Sì. Io inizierei direttamente perché ho fame, ancora non pranziamo, sono le 2:30, quindi sì. Vai. Abbiamo molto dolce. Non lo so, vai, pesca. Che pesco? Che pesco? Pesca quella che vuoi. Questo. Questo, ok. Bella padellone. Vai. Allora, milk, ma non visto secondo me. Allora, io suppongo, lo canto capisci, crispy, io penso che sia yogurt e tipo cornflakes, cioccolato al latte. Cereale. È enorme. 300 grammi. Pensavo sia di più, 500, no? Grammi. Mi ho fatto vedere, sì. Aspettiamo. Volte o... Oh. Ah, mamma mia. Sento, sì. Oh, che profumo di mare. Mare. Oh. Quanto sono belle queste mucche. Mi mancava questo qua. Dove sono i cereali? Aspetta, mantieni. Io richiudo tutto. Vai. Facciamo metà della metà. No, ya. Cominciamo a mangiare, poi arriviamo. Oh, sono qua. Mi ricorda un gelato. Sono qui sopra. Lo yogurt dentro mi ricorda? Lo senti lo yogurt? Sì. Mi ricorda quello della Müller che ci dovevi mettere le cose. Bravo. Dentro. Sì, sì, ecco. È lo stesso sapore. Buono. È buonissimo. Bocca come prima. Lo yogurt si sente proprio quel dolce dello yogurt. Però devo dire la verità, non è stucchevole. No. 10. Sono 10 esagerato per me. 9:30? 9. Recentemente avevo provato in un altro video un'altra barretta con il yogurt dentro. Che cos'era? Della Rittel? Non mi ricordo. Ma tu dici... No, che c'era proprio all'interno il latte, lo yogurt, ma non mi ricordo il marchio. Ricordo. Oddio, però questa spacca di brutto. Poi me lo, che ce lo chiederete, dove avete acquistato i prodottini, ho acquistato tutto da panificio buoni dentro. Per la pagina su Instagram. Su Instagram, però voi dovete acquistare tramite il catalogo online, ma sulla loro pagina trovate di tutto molto semplice. Ok, vai. Continuiamo sempre con il dolce. Scelgo io. Giotto! Che poi non ho capito che ci sta dentro, però va bene. Ma se io penso che sia nocciola, ma c'è anche la cannella qua. Oh. Non lo so ragazzi, comunque era una novità, io per questo l'ho preso. Perché nella foto abbiamo provato quello normale, comunque il marchio è sempre ferreto. Sono pari di... Sì. No, facciamo metà perché non queste cose non possono. C'è sempre buono, quello. Buonissimo. Però, yeah, però è buono. No, è no, 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 è buono perché si sente la cannella. Però, no. Però non fa per noi. No. Ma se non pensavo che ci... Io mo l'ho vista la cannella.
Però la sta nascosta qua dietro. Ma perché giustamente. Vabbè. No. Promosso, buono, ma non siamo amanti della cannella, quindi il mio voto è 6. Perché non sono un amante. Scienza se la merita. Però se siamo amanti della cannella, lo ammerite. Beviamo un attimo, mangiamo un attimo. Mamma mia. Da lei? Ci vogliamo tra. Allora, vogliamo il dente con sto coso. Ci inoltriamo un attimo ad Halloween. Andiamo sì. Reparto Halloween. Ah, ok. Ok. Vai, reparto Halloween. Oreo! Che poi alla fine è solo il colore. Sì, perché vaniglia dentro. Perché vaniglia. Vediamo. Eh no, aspetta, però quello classico è il latte dentro. Oh. Non ci ho ragione. Vabbè, però è vaniglia lo stesso, non è che ci sta dentro la zucchero, dici? No. Qua, però che vero qua. A volte l'Oreo fa queste cose che si rivelano sempre poi. Oddio, ma dentro il formato qua. Vai. Ah, ce l'ha la vendita. Non c'è scritto Oreo. Ah no, no. Com'è carino. Sono molto più sottili. Oddio, il sapore è buono. Sono molto più sottili però. Ma più. Oddio. Cioè raga, io non sento differenza tra questo e quell'altro. Ma ecco, toglietemi il dubbio, l'altro dentro il latte o è vaniglia? Latte. Penso. Però io qua non sento né vaniglia. Io sento solo l'esterno, il biscotto. Biscotto. Va bene. Vabbè, questi sono carini se uno vuole fare qualcosa per esatto. Halloween. Tipo. Devi mischiare un po' quelli normali con quei sì, sì, ci sta. Però alla fine niente di straordinario che vale la pena comprare, tra virgolette, quindi sempre sufficienza. Ok, beviamo. Ok, continuiamo col dolce, abbiamo sbagliato. Continuiamo col dolce per non rovinarci poi. Raga, abbiamo provato il Kit Kat che è proprio uscito oggi il video. Ah, oggi? Il Kit Kat popcorn, mamma mia ragazzi. Andiamo il caramello. Il caramello. E infatti c'è anche questa versione, sempre popcorn e caramello. Vado. Faccio vedere. Vada. Non 3 euro per la mia confezione. La mia la vedo. Mamma mia. Voglio. Fa vedere dietro. Fa vedere dietro. No, dietro. Bella mia. Vada. Ok. Facciamo un po' di più. Che di popcorn. Sì. Proviamo. Oddio, no. Preferisco più il Kit Kat, era come un cioccolato come tutto. No. Molto meglio il Kit Kat. No. Sì, sento. Ma non si sente il sapore. Ma non si sente il sapore del popcorn. Solo caramello sì. Solo cioccolato principalmente. Caramello un po' si sente. Però si sente più la croccantezza del popcorn, ma non si sente il salato del popcorn, è proprio il gusto. Invece nel Kit Kat è predominante, cioè si sente un sacco. Wow, che tutto caso sentiamo proprio il salato del popcorn, era proprio ben bilanciato. Sì, no. No. 5. Sinceramente tra i due ricomprerei il Kit Kat. Sì. No, okay. 3,5. No, 5. Niente di che. Non mi è piaciuto proprio. Penultimo. Super novità in casa Fonzis, gusto lime e cocco. Non sono i classici Fonzis al formaggio, perché croccanti di mais, gusto lime e cocco. Non so cosa aspettarmi. Non lo so, io ho paura. 100 grammi sono. Strometti! Si sente il cocco. No ragazzi, vi devo far vedere. È perché l'anima. Ma no.
No, secondo me sono buoni. Vai. Il lime prevale. Qualcosa ha un po' caspa. Oddio, sono buonissimi, mi piacciono tanto. Il cocco si sente, ma poco. Sente più lime. Diciamo che il cocco lo sente proprio alla fine. Ma carino. Una super novità che va provata. Sì, non è da 10 però. No. Però è buono. Qua si sente il coso del lime. Mi piace, mia amica. A parte che io amo le patatine San Carlo lime e peperosa, cioè io le amo. Non mi vado tanto. No, però sono buone. Ne abbiamo un altro. A me sono piaciute tantissimo. Ecco, io a lui lo voglio dare un bel 10, dai, perché a dire la verità è proprio buono, cioè è fatto proprio mua. Sì, no, c'è ragione. Meritato. Molto meritato. Buono. Doritos, chiudiamo con il salato. Sweet paprika. Questi famosissimi cubettini, vediamo un po' come sono. Piccolini. No. Allora, pasti la pasta. Un caduto. Si vede. Lo so. Andiamo a vedere tu. Anch'io un attimo. Cioè, vedete come sono? Sono proprio così. Sono buonissimi. Meno male che abbiamo mangiato per ultimo. Buoni proprio. Allora, quelli sono tipo nachos, le patatine, tipo sono quadri, sono triangolari. E questo tipo di patatine che è buono. Ma poi i sapori sono belli accentuati. Oh, Dio, voglio. Questi sciarli. Li dovete prendere. Troppo pochi. Troppo pochi. Sono buonissimi. Il formato. Cioè, è veramente qualcosa di fantastico. Cioè. Cambia solo il formato, perché sì, il sapore è quello, però è proprio il formato che come se accentuasse ancora di più il sapore. Buono veramente. Sulle Doritos andate sul sicuro, qualsiasi cosa prendete, qualsiasi gusto, tranne cose quelle forti. Ma dopo gusto. Noi speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, consigliatevi i siti, giù nei commenti, consigliateci i siti dove possiamo acquistare, che hanno tanti prodottini, fateci sapere. Quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!